a tutti e benvenuti in un nuovo video, oggi vlog di mare. Vi portiamo con noi in una bellissima località di Maratea, andiamo in una bellissima caletta ed è Calaficarra. I bimbi li abbiamo buttati giù dal letto, alle 8 ci siamo svegliati e sono le 9:20 e siamo sull'autostrada. Maledetti! Hanno appena finito di fare colazione con cornetto per Christian e latte e Gaia Ringo e latte, perché non c'era il cornetto vegano, o meglio c'era ma eccola, c'era ma era con la marmellata di arancio e quindi non gli è piaciuto, cioè non gli piace, non lo gradisce. Ringo per lei e caffè per me e il papi. Allora, noi questa spiaggia l'abbiamo conosciuta 2 anni fa e da 2 anni ci andiamo spesso perché è molto bella, facciamo un sacco di tuffi e poi c'è anche una grotta, si dice così, una grotta segreta. C'è un passaggio all'interno di una grotta che porta in una parte dove c'è una bella spiaggetta tutta riservata. Vi faremo vedere insomma questo bellissimo posto. E io, Gaia e Luca, pazzi spericolati, passeremo all'interno di questo passaggio e vi mostreremo cosa c'è. Quindi continuate a vedere il video. Mamma, entro anch'io. Ah, ci entro anche tu, ci entri anche tu. Sei resuscitato in tutto questo. Non volevi dormire? Lo vai a più dormire. Ah, non vuole più dormire. Allora, e dorme Gaia. Va bene, allora da Battipaglia ci vuole 1 ora e mezza per arrivare, sono 130 chilometri, quindi ci vediamo all'arrivo! Benvenuti a Maratea! I bimbi sono già in acqua? Pronti? Siamo pronti a tuffarci? Bagnato! Mi è schizzato il signore. Attento al signore! Gaia! Vai, Mimì e Cocò, vai! Oh, da dietro hanno la stessa testa. Oh. Ti ho ripreso! Attenta Jacopo! Bangata. Ti ho ripreso anche a te! Non si gioca a palla! Bagnino! Io l'ho ripresa tutta la verticale! Loro stanno là fuori! E io salgo perché ho freddissimo. Bimbi! Che avete fatto? Guarda, si disegna pure! Guarda, guarda, che non si cagella! Fammi vedere! Azza! Si scrive anche! Che bravo! Ah, per cancellare con il bastoncino! Qui c'è una piccola rientranza tra le rocce ed è comodo perché c'è sia il sole che l'ombra, questi bimbi stanno freschi e questo è il loro spazietto. Ora andiamo a mare di nuovo, dopo entreremo in quella grotta lì, questa qui. Un polipo! Mamma ha trovato un polipo! Dove? Luca sta là! C'è un polipo! Dove? Nella grotta, dove è mamma? Alla ricerca del polipo! Siamo nella grotta. Questa è la grotta che vi dicevo all'inizio. Lì praticamente c'è un passaggio, si passa sotto e si va in questa grotta nascosta. E Serena qui dentro ha trovato un polipo, quindi lo sta continuando a cercare, si è spostato. Venite un attimo. Adesso passeremo nel...
lui ci farà da cicerone, passa prima lui e poi ci aiuterà a far passare tutti i bimbi. È passato, avanti il prossimo. Che freddo! Ci stiamo avvicinando. Aia! C'è uno scoglio, bimbi! Attenzione! Allora, io mi siedo qua. Buona fortuna. Vai, Gaia! Passata! Vai, Bruno! E ora passiamo noi. Io mi sono rovinata tutte le unghie. Eccoci. Questa è la spiaggetta nascosta. Siamo venuti da lì. Invece di qua c'è un altro passaggio che io e Luca una volta abbiamo fatto, ma che non rifarei mai. Quando l'abbiamo fatto la prima volta, ti ricordi, c'era il mare agitato, io mi presi paura. Ad andare è facile perché comunque tu vedi la luce, al ritorno invece vedi tutto buio, perché qui è buio, infatti ad uscire adesso sarà un problema e Luca ci farà passare perché lui coraggiosissimo si mette, diciamo, con la mano per non farci toccare la testa, perché là il passaggio è molto stretto, invece a tornare, cioè a venire qui è molto facile, il problema è il ritornare. La stessa cosa qui, sto tremando, si congela. Amore, com'è questa grotta? Che freddo! Bimbi, com'è stato questo passaggio? Dove siete? Bello. È freddo, Bruno? Stiamo per ritornare dentro. Aspetta che qua è tutto. Adesso ripasseremo. Luca si avvia. Io e Bruno stiamo congelando, stiamo tremando. Invece Gaia è tutta... Siamo là, qui congelatissima. Comunque il polipo non l'abbiamo più trovato, si è spostato chissà dove. Per passare... Si passa da qua sotto. Chi viene prima? Gaia. Metti la mano a destra, guarda le scipoli, mamma. Non lo so. Amo, ma passi prima tu però. Passano sì. Ehi. Aspetta. Eccolo. Ehi. Vai. Metti la mano in testa. Aspetta. Ne usciremo. Anzi, tu parti no, prima. No, parti dopo. Questa è la parte più brutta, guarda. Piano con i piedi. Non c'è miseria. Questa è la parte più brutta però. Sono i piedi, guarda. Ma come no? Ah sì, i piedi. Ok, dove arrivare Luca, no? Mettiti un attimo gli occhialini. Sì, 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 certo. Eccolo. Certo, certo, gli occhialini. Ok. Ok. Aspetta. Calmati, Bruno. Ok. Respira. Ce la faremo. Ce la faremo. Ma questi sbattono troppo i piedi, si fanno male. È il mio turno, è venuto a soccorrere. No, no, io non vedo. Io vado solo io. Devastati, ma siamo usciti. Poi ci manca
questi bimbi come sono bravi, tutti all'ombra con la pizzetta in mano. Si sono fatti il loro angolino. Il loro angolino pranzo. Buon appetito, bimbi, andiamo a mangiare anche noi. Ciao! Il loro reparto privé. Vi ho lasciato l'acqua là, eh. C'è un pesciolino in mezzo al mare. Chi sarà? Il mio pesciolino. A dov'è? Aiuto! Vai, nuota! Eccolo! Hai bevuto? Sì! Mi sei preso a chiotto! Dove è andato? Aiuto! Ma che cammini? Nuoto! Ma che nuoti? Tu bevi! Vieni, vieni! Chiudi la bocca! Bravissimo! Nuota in mezzo al mare questo pesciolino! Vai! Aspetta che te lo mantè. Ok. Vai, salta su che andiamo a fare i tuffi. Che loro già ci sono. Noi arriviamo. E uno. Non fa niente. Buffona, buffona! Vai! Vai! Via! Com'è? Com'è? Bello! Vai! Uno! Serena la vedo un po' agitata. Aspetta. Vai Ovidio, vai. Non si può più scendere, va là. Vai col basso, col basso. Col basso, vai. Guardate, asciamiamo. Oh, aspettate, aspettate. Tuffati. No, non ce la faccio. Che stronzo! Non ce l'abbiamo a fare! Già, buttati! È arrivato lo strumento in campo a spiare! Viva! Forza, viva! Guarda acqua, amore! Qui e altri due sono lì! Chi si tufferà per primo? Un altro lì? Pronta? Vai, uno! Il primo si tuffa! Uno! Due! Questo è per voi! Vai, Gaia!
stato il primo ad arrivare alla spiaggetta, bravissimo! Tocco o non tocco? Eccoci! Siamo arrivati! Chi è? Gaia! Ciao Gaia! Ti è piaciuta questa nuotata? Nuotata. Adesso io e questo bimbo andiamo sott'acqua. Siete pronti? Sì. Siete pronti? Andiamo? 3, 2, 2, 1, via! Tre bacini! Tre bacini! Vai! Ancora! Oh, chiama qua! Vai! Insieme! 3, scendiamo! 2, aiuto! 1, via! Via! Mia figlia non è di smanceria. Monella. Vai di nuovo. Sono gli occhi. No, no, te ne vai solo qui. C'è musica. No. Ecco il cameraman, vai Bruno. Dov'è? Ecco Jessica. Grazie Bruno per queste riprese. Passa sotto le mie gambe. Sono le 7:20, i bimbi stanno qui che stanno giocando a palla. Devo andare io in mezzo, la presa. Cristiano gioca nella barca. Palla! La spiaggia è tutta nostra. E noi ci rilassiamo. Infinita, sono le 8:30, siamo rimasti fino al tramonto, bellissimo,
Gaia si è addormentata in macchina. Dorme, invece Christian resiste. Perché io ho sonno? Lui ha sonno ma resiste ancora sveglio. E poi c'è Papi che come al solito guida. Abbiamo fatto cambio posto. Così entrambi possono dormire rilassati perché sennò litigano dietro. E tra l'altro sono anche riuscita a fargli shampoo e doccia, quindi loro sono puliti. E quando rientrano a casa vanno direttamente a dormire. Invece io e Luca ci dobbiamo fare shampoo in doccia. Per me è una botta in fronte fare lo shampoo, ma va bene così. Perché noi non abbiamo fatto la doccia la notte. Siamo salati. Due. E, tra l'altro domani ci aspetta un'altra bella giornata perché la nostra amica Serena ci ha invitato a casa sua. Quindi saremo insieme. Oh! Saremo insieme e niente, io vi saluto, un bacio forte forte della famiglia in diretta, che adesso uno dorme, l'altro si deve addormentare, l'altro guida e niente, il nostro vlog si conclude così. Ciao, iscriviti al canale, lascia un like se il video ti è piaciuto e ovviamente facci sapere nei commenti, oddio sono diventata tutta buia, se ti è piaciuto questo posto. Si chiama Marina di Maratea ed è veramente molto molto bello, Calaficarra. Se siete della zona vi consiglio di andare. E comunque questo posto è bello anche a campeggiare con la tenda. Infatti noi l'anno scorso abbiamo fatto il campeggio al Pozzallo ed è a Marina di Camerota, la spiaggia del Pozzallo, e abbiamo dormito lì. Quest'anno invece non sappiamo dove farlo perché tanto ormai l'attrezzatura c'è e quindi stiamo organizzando un'altra notte in spiaggia. Vedremo, insomma, e ovviamente vedrete di conseguenza anche voi. Infatti stiamo organizzando, però adesso oggi è domenica, questo video non so quando uscirà, ma dovete sapere che venerdì ci sarà una sorpresa per questi bimbi, perché io e papà Luca abbiamo organizzato 3 giorni fuori, 3 giorni e 2 notti, ma partiremo venerdì e quindi andremo a visitare anche una città d'Italia nel tragitto, nell'andata. Terremo aggiornati, vi faremo sapere. Jacopo e Bruno. Sì, sempre con Jacopo e Bruno, le nostre giornate, le nostre uscite folli sono in compagnia di questi nostri amici. E quindi vi terremo aggiornati sulla prossima uscita, quindi fra, sono di nuovo buia, fra 4 giorni prepariamo le valigie. Ci vediamo al prossimo video, ciao belli!